oggi. Cagato. Gabri, buongiorno. Buongiorno. E anche oggi daily vlog. E anche oggi si lavora, perché la gente come noi non vola mai. E chi sei diventato? Gilberto Nanà? Magari. Chissà perché, però un giorno chi lo sa. E anche oggi forza? Oggi dai, forza Lazio perché ha segnato Zaccagni. Ma perché? Ah vabbè, ci sta. Ci sta, dai. Piergio operativo, ragazzi. Buongiorno ragazzi, si lavora per voi qua, signori, anche di prima mattina. Tra l'altro in un video dove sono protagonista. Assolutamente. Non dico nulla. Andiamo con l'ispezione mattutina, anche se i Pirla SV sono già svegli. Ma qua c'è una coppa. L'ho rubata io. La Champions. Qua c'è la porta chiusa. Vediamo. Ecco, dorme. Andiamo in cucina e vediamo chi c'è sveglio. Ciao ieri, branco di bastardi. Vuoi il riso col pollo? Il riso col pollo è buono, però è buono, ma fa danni. Bisogna che pulire, raga, qua è da discarica. Cioè, mamma, non senti che puliamo, guarda qua. No. No, dopo sgridiamo Isaac, ok. Comunque, non lo sapevo. Ho chiesto adesso da Pierre Gnabry. Sia Geppata sia Isaac se ne sono andati stamattina alle 7. Però io ero lì, ma non l'ho visto. Cioè, sarà stato quell'attimo che sono andato a cagare, non li ho visti. E nulla. C'è un tempo di merda oggi. Però vabbè, se si tiene così, video al campo, sono perfetti. Via il telefono. Perché? Ci sono lasciati Silvio e Checco. Veramente? Sono triste. Mi dispiace per loro, Andrea. Comunque siamo rimasti praticamente noi più Birla SV. Sei contento? No, è triste, Andrea. Gnabry, dove pensi di andare? È il momento di sgombrare qua le piscine più importanti. Ma prima di andare via, io ho pensato un regalino per te e Pier. Attenzione. Guarda, ce l'ho qui in tasca, aspetta un attimo. Aiuto. Adesso vedrai insieme a tutti i ragazzuoli. Eccolo qua! No, ma io il piccante non posso prenderlo. Veramente? Cioè, allora sì, però mi distrugge per uno o due giorni. Quindi ti sacrifichi, cioè fai sacrificare solo tuo fratello? No, anch'io mi devo sacrificare, però lo faccio perché... Uno per uno, metà patatina a te, metà a tuo fratello. E poi facciamo una partita di calcio. No, poi andate al cesso. Esatto. Prepara il latte, mi raccomando. Va bene. Però. Era ancora che monti sei? Eh sì, bro. Ma senti un po', so che oggi andate via, no? Tu e tuo fratello? Sì, purtroppo. Quindi sì. Ho pensato di farvi un regalo. Ok. Che ed eccolo qua. Un regalo serio? Sì. Oh mio Dio, la patatina piccante. Cioè, tu vuoi veramente che io la provo? No, è un uno di uno. Praticamente metà la dai a tuo fratello e metà te la mangi tu. E invece è pure un'ape entrata adesso, occhio. Wow. C'avete un'ape dietro, sopra di voi? Oh mio Dio, ho visto tanti video di questo tipo, sapevo che sarebbe arrivato il mio giorno. Ah, non l'hai mai assaggiata? Mai assaggiata. C'è sempre una prima volta, Pier. Vabbè, vi lascio il vostro spazio, appena siete pronti. Gnabry, vedi che hai capito tutto nella vita? Devo dire che ti sta anche bene. Ti sta anche bene, va, poco scritto Mirko F90 te dietro, perfetta, ottimo! Diventa sottile ed eleganza. Sì, eh? Come si lavano i piedi a Napoli. Almeno noi li laviamo. Non c'è altre regioni. Io non posso fare il nome. No, Anto. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Come la va? Abbastanza, un po' caldati, vedi? Diciamo che non fa caldissimo per questi giorni. Sto movimento abbastanza. Visto che tu sei alto, sì. Per favore mi metti questa scodella di sopra. In cambio? Pasta? Al pesta. Ok, va bene. Okay. Ragazzuoli, anche il tuffo, piscina fatto, per colpa di Birla SV, cioè tuffo, in realtà mi sono rotolato perché non mi posso tuffare per problemi ancora di schiena post incidente. Intanto lì stanno registrando, ragazzi, un video epico. Si mangia! Basta al pesto! Godo! Dai, che fame! Eh sì, molta! Buona fame da lupi! Raga, buon appetito! Buon appetito! Grazie! Quanto già finito oggi? A Daniela? No, a me. Perché hai fatta tu? Sì. Bravo. Allora, a te, a me e a chi ci ottimo! Questa sarà la postazione per Pierre Gnabry.
pronti per l'1v1, ragazzi. Doveva toccare anche a loro. Poi ovviamente loro mi diranno chi dovrà porsi a questa nuova sfida. Ragazzi, vi state preparando? Che state facendo? Sì. Dobbiamo giocare a calcio. Stiamo andando a fare la storia. Allora. Adesso ci siamo, andiamo a provare queste patatine. È una, dovete dividere la metà perché sennò, sennò morite. Se le piccole facciamo la metà. Sì, sì. Ma no, qua è gara di chi muore prima. Chi muore prima. Chi muore prima. Non è gara di tuffi. Chi muore prima vince o perde. Insomma, vedi tu. Questa è una sfida, 1v1 contro fratello. Allora, questa è la patatina. Sì. Allora. La famosissima patatina. Stai leggendo le precauzioni? Del mondo. Ma guarda, sto cercando di capire se sia pericoloso. Qui c'è scritto warning, extremely hot. Allora, c'è da dire che noi... Come ve la cavate col piccante? Bravo, sto per dire. Io, a me piace leggermente piccante, ma quando sotto un certo limite non ce la faccio. Quindi sarà una sfida difficile. Sì. Io vi consiglio di dividerla a metà, mettete i guanti, c'è il guanto. Picca proprio anche tenerla in mano. C'è il guanto. Aiuto. Ah, sta già preparando il latte, ok. Apri già. Allora, io indosserei il guanto. Sì, praticamente chi indossa il guanto deve anche poi spezzarla e imboccare l'altro, perché sennò... Ok. Ci fidiamo. Mi posso far aiutare da Mirko? Non lo so se vuole... ma Mirko... Ha problemi intestinali, ecco, diciamo così. Possiamo procedere con l'apertura. Vai. Anche se l'annusi non dovrebbe saper di nulla, lo sai. Prova a annusare, vedi un po'. Ragazzi, mi ha piccato già a annusare. Ma veramente? Sto scherzando. Occhio, non avvicina troppo il naso. Sì, ti entra nel naso qualcosa, picca già. Allora, spezzala come Gesù spezzò. Si può no, l'hai toccata con l'altra mano, ma sei pazzo. Devo provare, beh. Poi te la devi lavare. Dopo me la lavo. Ok, allora. Spezzala in modo... uniforme. Vabbè. Insomma, l'altro te lo vuoi portare a casa, l'altro pezzo? Gabri non ha il guanto, dovrà riuscire a... No, devi imboccarlo, infatti. Ce la fai? Lo provate le mani. Oh, non toccate gli occhi. Allora, un momento. Vai. Siamo un cincino. Però aspetta, la parte di Gabri sembra leggermente... È gigante, Allora, io ho due parti più piccole che insieme fanno. Vuoi fare una sursa di latte prima? No. Dici i consigli prima? No, magari vi addolcisce la... Va bene, signori, procediamo. Vince chi beve dopo il latte? No, vince chi non muore prima. Cos'è, Pier? Tutto, Pier. Oddio, Gabri! Mastica. Gabri! Mastica. Latte in bocca più un problema, ragazzi. Oh, latte, bevi latte! È così piccante, ragazzi? No, raga, sto seriamente in difficoltà. Sì? Non l'hai visto, Pier? Yeah. No. Latte, cracker! Da 1 a 10, quanto è piccante? 10. Chi sia la mente diabolica dietro questa patatina? Harry Lazza. È lui che ha consigliato di comprarle, quindi... Se ne ha più perso del tempo, più aumenta. Ma vai, latte. Bastante. Non toccate gli occhi, mi raccomando. Quando sparisce l'effetto. Ancora, è forte l'effetto, io raga. Io inizierò a lacrimare proprio. Ma veramente? Cracker, Pier, aiutati con i cracker, ce l'ho portati apposta. La Ville Lizza offre anche i cracker oggi. No. Volete anche i grissini? È un'esperienza. Ma. Adesso piano piano sta cominciando a passare. Dai, vuoi provare tu? No. C'è una ragazza lì che vuole provare. C'è ancora un pezzettino, effettivamente. Se vuoi... Piccolissimo. Vabbè, piccolissimo ci Ti piace il piccante a te? No. Allora, niente. No, lo lascio al mio fidanzato. Tutto, anche l'altro pezzettino, sì, dici? Sì, sì. Sentite cosa ha detto? No, Mirko, cosa vuoi fare? Questo su... Ah, questo. Ah. Vai, Mirko, vai. Sei pazzo, Mirko. Vai, c'ho proprio... Minchia. E se, se lo dici tu? Minchia. Ma l'hai stilizzato alla punta della lingua. Mamma mia, ragazzi. Ma l'hai fatto solo così. Mangia piccante, eh? Minchia, che salivazione. Assurdo. E non ho fatto niente, non l'ho mangiato. E qua, porca miseria. Ma cosa ci hanno messo dentro? Assurdo. Poco. Io in questo momento vorrei che mi amputassero la lingua. No, dai, tranquillo. Ma possiamo fare? Dai un bacio alla tua ragazza, magari ti passa, no, dai. No, un dolce bacio. Prova. Un dolce bacio, ci sta, eh? No. Per una challenge. Mangi prima la patatina e poi la baci. Non sparisce l'effetto? No? Non ancora. Vabbè, c'è ancora latte qua. Vediamo. È quasi finito, non ci credo.
No, veramente assurda. Oh. Allora, i prossimi devono essere Luca e Alice. Li dovete trattare come noi, eh. Stati in Messico, piccante, quindi. È vero, saranno abituati loro, vero? Saranno allenati, e quindi metti alla prova anche loro. Vai, va bene. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao, alla Sandra. Prossima. La nostra ultima apparizione nei daily vlog, è stato un piacere, tanti. No, vengo fino a Bologna a fare altri daily vlog. Volentieri, quando vuoi ti aspettiamo. Il posto per te c'è sempre. Da Ponelli? Chiamo Yeliz da Ponelli. Beh. Signori. Ciao raga, ciao, buon ritorno. Grazie. Godo, c'è un caffè qui e quindi me lo bevo. Anche se è freddo, il caffè è sempre buono. La tranquillità della Villa Liz. Sono andati praticamente via tutti, aspettando domani nuovi ospiti. E quindi Andrea, dove mi porti? A Mignotti. No, Andre, c'è Giuseppina dietro. Mm-hmm, va bene lo stesso. Vabbè. Quindi andiamo a Mignotte. Ottimo. Siamo sempre qui dal nostro amico China. Vamos. Ma raga, c'è tanta roba qua. Ci sono una crema al corpo, ovviamente non è per lui. Io voglio pigliare qualcosa per fare qualche video, ma non so cosa, ma vediamo. Andre, ho preso una sorpresa per te. Cosa? È per te, guarda. Siccome fa molto caldo, un ventilatore portatile. Ventilatore. Sei contento, Andre? Proviamo. Mi sa che ci va con l'USB, mi sa. Allora, vaffanculo. E ricordatevi che una mela al giorno toglie il medico di torno. Ottimo! Ragazzi, vi ricordate le grigliate in Villa Liz? Beh, potrebbero tornare. Daniela! Buonasera! Buonasera! Sento un buon odorino di carne. Ora anch'io voglio bere. No! Da quando me ne sono andato? Madonna! Ho fatto queste per voi. Devo assaggiare subito allora. In realtà si aspetterebbe dopo. No, io devo assaggiare per il video, vero ragazzi? Sì, per il video. Cin cin. Allora. Ottimo! André! È dolce. Ma che bella che me ne sono andate? Com'è? Ci vorrebbe un po' di Nutella. Prego. Vabbè, va, va, ancora, ancora, ottima. Assaggia, mangia, mangia. Ottima, ottima. La sua stasera, ragazzi. No, no, ci manca l'arancio, non ce l'ha più. Signori, è pronta la cena. Let's go! Natore, tanti auguri a te. Sì, e la torta? Aspetta, Tati, manca la torta. Vai. Vai, Tati. Qual è la torta? Torta di patate! Ah! Lo sto prendendo tutto. No, mi hai leccato veramente. Buon appetito! Buon appetito! Anche a te! Ecco qua il mio piatto, ragazzi. Allora, andiamo all'assaggio. Prima un po' di patata. Poi pomodoro. E poi la spinacina. Ottima! Ragazzi, guardate cosa vi ho portato. Cioè, in realtà l'ha portata Daniela, però André, ti do l'onore con la Nutella. Di aprirle, guarda qua, Nutella. Molto bene. Coltello. Ale, apri proprio a metà, metti a metà da te. Io la metto per me. Voi? Per voi? Ma ci volete anche un po' di latte. Ma un po' di latte? Sì. Ma voi, André? No. Un po' di latte? No, sto pensando a spero. Domani mattina, con il latte, adesso no. Dai. Ma come faccio? Così... Mettila sopra, così spazio. Ci va lo zucchero poi dentro. Allora fa così. Beh, bello, tutto il briciole secca la terra. No, vabbè, Andre no. Ma è Andre finita. No. È finita, poi la ricompriamo, dai. Andre, un morso, forza. Vamos. Vai. Mamma mia. Voto. Ottimo.